Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla palestra di Via Gramsci a San Luri per assistere alla terza giornata di ritorno del campionato di Serie C di volley femminile tra la Legno Strutture VMC San Luri e il Volley Sorso. Giornata importante per entrambe le squadre. Volley Sorso alla nostra sinistra dello schermo. Adesso sono radunate davanti al proprio allenatore, a destra con la maglia blu con numeri gialli c'è la formazione padrona di casa, agli ordini dei signori Sanna Gianfranco e Montis Michael. Aspettiamo i sestetti delle due formazioni. San Luri che parte con Virginia Zucca con la maglia numero 12, con la maglia numero 23 Alessia De Candia, con la maglia numero 16 Deida Alessandra, con la maglia numero 11 Pau Valentina, con la maglia numero 6 Ginevra Murgia, il libero con la maglia numero 8 Michela Melis. Questo il primo sestetto proposto dal tecnico Alessandro Cameda e dal suo vice Daniele Mancosu. Risponde il volley sorso del tecnico Mauro Melotti con il suo vice Paolo Spiga, che manda in campo con la maglia numero 10 Valentina Manunta, con la maglia numero 20 Irene Ennas, con la maglia numero 11 Luzu Maria Grazia, il libero con la maglia numero 7 è Alice Spani, con la maglia numero 21 Mura Maria Nicole e con la maglia numero 8 Monia Agri. Questo il sestetto, primo pallone, c'è l'attacco di Sorso con il pallonetto morbido recuperato da De Candia, poi c'è l'appoggio nella metà campo della formazione ospite, c'è il primo attacco con il primo punto della numero 8 Monia Agri, il capitano della formazione ospite. ...45 anni ad agosto per il capitano del Sorso, classe 76... Adesso c'è l'attacco con De Candia che supera il muro a due, la tocca Maria Nicole Mura, palla che però le rimane tra le mani, ricade nella sua metà campo, 1-1 il risultato al servizio. Alessia De Candia, classe 2005, centrale della formazione padrona di casa. Ricezione Luzu, il palleggio, c'è l'attacco centrale della numero 21 Mura, che porta a casa il punto numero 2. Una delle più giovani in campo anche Mura, classe 2004. Adesso c'è l'errore in ricezione di Michela Melis. 3-1 in favore di Sorso. Agri alla battuta, la ricezione di Melis, il palleggio, l'attacco da sinistra di Zucca, ancora Zucca, secondo tentativo, pallonetto morbido per due volte Mura, tocca prima a Muro, poi il palleggio, palla rimandata nell'altra metà campo dove c'è l'attacco veloce della numero 5 Orru. Ancora Melis, c'è il tocco intelligente da parte di Virginia Zucca, tocco che elude il muro, ricade nella metà campo del volley sorso, 3 per la formazione ospite, 2 per San Luri. La battuta della numero 6 della palleggiatrice Ginevra Murgia. Adesso attacco out, arriva il punto del 3 pari, ancora Murgia, tocca il nastro
e ricade nell'altra metà campo Ace per la Legno Strutture VMC San Luri. Spanu, poi c'è il palleggio di Luzzu, l'attacco con pallone intercettato, toccato da Alessandra Deida con palla però non giocabile, arriva il punto del 4 pari. Attacco ancora, questa volta cerca la schiacciata incrociata murata però da volley sorso, ancora l'appoggio di Zucca, attacco da sinistra, c'è il tocco, almeno chiede il tocco la numero 20 Irene Ennas, non c'è il tocco, invece c'è il quinto punto per la formazione padrona di casa che va alla battuta con Virginia Zucca, 4 invece i punti di sorso. Luzzu, il palleggio, ricezione ancora, attacco della numero 16 Deida, palla rimandata nell'altra metà campo. Pau appoggia per Deida, l'errore di Deida subito. Le compagne a dare conforto alla giocatrice con la maglia numero 16. Luzzu alla battuta, pallone lungo, c'è la veloce sotto rete con il pallone che supera tutte le giocatrici della formazione ospite, ancora più uno, attacco veloce di Matilde Orru, 6 per chi batte, 5 per chi riceve. È ancora buona, no, chiamata out a noi da qui, sembrava effettivamente buona ma non siamo in linea con la palla ovviamente, ma era veramente al limite, 6 pari, battuta in salto per Ennas, attacco adesso con Pau. Palla recuperata, adesso Deida tocca il muro, c'è la possibilità d'attacco per Sorso. C'è l'errore da parte della Legno Strutture VMC San Luri. Si gioca punto a punto questo primo set. Ancora l'attacco di Deida che tocca la rete, probabilmente anche il muro, ricade in campo, nella metà campo del volley sorso. 7 pari alla battuta Valentina Pau. Luzzu, attacco veloce, il muro a 1 di De Candia che sfrutta tutti i suoi centimetri. Lei è la numero 6. Murgia sono le giocatrici più giovani in campo, entrambe classe 2005. Mentre adesso c'è l'invasione fischiata ai danni della numero 16 Deida, non si erano neanche accorte le giocatrici, la formazione allenata da Mauro Melotti.
8 pari. Adesso palla che arriva in seconda linea, c'è ancora l'attacco veloce di De Candia con il pallone che rimane là, recuperato, e poi c'è l'errore. Attacco che sembrava vincente, hanno esultato le ragazze allenate da Alessandro Cammeda, ma hanno esultato troppo in fretta perché Sorso ha mantenuto il pallone in gioco, chiudendo poi il punto numero 9 della sua partita. Adesso arriva invece il pareggio firmato Alessandra Deida. Stessa Deida alla battuta, alla ricezione, poi c'è il palleggio di Manunta, palla giocata in profondità, c'è l'attacco non forzato da parte di Zucca, recupera Pau, ancora il palleggio, ancora l'attacco di Zucca con il punto in proprio favore. Legno strutture VMC San Luri 10, volley Sorso 9. Adesso troppo lungo, troppo lunga la battuta della numero 16 Alessandra Deida. Attacco di Zucca, ricezione il Bayer per alzare per la schiacciata della numero 8 il capitano Agri, palla toccata poi da Mura, undici a 10, in favore della formazione padrona di casa. De Candia, palla che rientra subito nella metà campo con la schiacciata intelligente di Ginevra Murgia con una mano, porta a casa il punto numero 12. Lunga la battuta di De Candia, occhiata all'arbitro per capire cosa avesse fischiato. Pallone lungo, 11 per Sorso, 12 per San Luri. Ancora l'attacco profondo e vincente di Virginia Zucca. Battuta per Murgia, ricezione Luzzu, alza Leima. L'invasione di Orru a Muro. Ancora Sorso, il recupero, poi c'è il tocco. Tocco ancora con una mano, ma falloso da parte di Murgia, 13 pari.
Mura battuta in salto, la ricezione di Michela Melis, poi c'è l'attacco con il pallone messo giù da Virginia Zucca. Ancora un punto per la classe 95. Adesso attacca Sorso, pallone spinto dalla numero 20 Ennas, però cerca il pallone lungo linea in profondità, troppo largo, termina ancora in out, più due. Adesso per San Luri arriva il primo time out chiesto da Mauro Melotti. Luzzu, il palleggio, l'attacco, ricezione ancora di Melis. Appoggia Deida, ancora Luzzu, ancora l'attacco da parte di Ennas, muro a due con il pallone che termina lateralmente per il punto numero 14 della formazione ospite. Il palleggio, ancora l'attacco, questa volta il muro ferma l'attacco di René Ennas, muro portato dalla numero 11 Valentina Pau, dalla numero 5 Matilde Orru, 14-16. Adesso la schiacciata ancora di Ennas, c'è l'attacco con Deinda, incrociato questa volta, il pallone rimane in campo, valutato fuori. A colloquio capitan Agri con l'arbitro di sedia. Ancora Luzzu, l'attacco, poi c'è la ricezione, ancora Deida, questa volta trova l'opposizione di Spanu, palla appoggiata al limite tra la prima e la seconda linea, poi c'è la veloce che non ottiene il risultato sperato, il muro, poi tocca la schiacciata della numero 10 Valentina Manunta, ricade in campo, 15 per Sorso, 17 per San Luri. Primo set combattutissimo. Ancora attacca De Candia, anche questa volta pallone che danza sulla rete, poi rientra in campo il pallonetto morbido della numero 16 Deida, non riesce Luzzu nonostante il tentativo in allungo di mantenere il pallone in campo e poterlo rigiocare. 15 per Sorso, 18 per San Luri. Pau, battuta, attacco ancora di Agri, lungo linea, palla che cade però vicino all'incrocio delle linee di fondo campo, chiamata out. Adesso ancora l'attacco di Manunta, poi De Candia, pallone toccato dal muro, ancora attacco veloce, il pallonetto recuperato, ancora c'è l'attacco dalla seconda linea da parte della numero 12 Virginia Zucca per il punto numero 20, più 5 adesso per l'Allegno Strutture VMC San Luri. C'è un cambio, fuori Luzzu, dentro
la numero 5 Sanna. Ancora Pau, ricezione di Spanu, c'è l'attacco centrale, palla toccata da Zucca, ma conclusione veramente forte per Sorso, 16-20. Palla che riescono a rimandare nell'altra metà campo le giocatrici Salluri, ma poi arriva l'attacco centrale per Maria Nicole Mura con il punto numero 17. De Candia, pallone chiamato fuori sull'attacco della numero giovanissima, numero 23 della VMC Sanluri. Si rifà sotto Sorso, più due, e arriva il time out chiesto dal tecnico di casa Alessandro Cametta. Battuta di Chessa, poi c'è l'attacco per Sanluri con la numero 16 Deida. Ancora Deida, secondo tentativo, questa volta la spinge e cerca di metterla profonda, palla che non viene toccata dal muro, termina ancora sul fondo, più uno per Sanluri. Recuperato 4 punti Sorso. Adesso attacco ancora di Pau con il mancino, attacco dalla seconda linea, ricezione, il palleggio, palla ancora per Deida che cerca di metterla in terra, poi c'è Melis, ancora il pallonetto di De Candia, questa volta può esultare perché il pallone ricade in terra per il punto numero 21, più 2 per Sanluri contro Sorso. Fuori la 19 Michelle Chessa, dentro di nuovo il libero la numero 7 Alice Spanu. Spanu in ricezione, Sanna il palleggio, Agri, Murata, ancora Agri, pallone sporcato, adesso può attaccare la numero 12 Zucca, palla però rigiocata da Sorso. In seconda linea c'è il Biger, poi c'è l'attacco potente, Sanna ci mette le mani ma non può mantenere il pallone in campo, non riesce a giocarlo. Ancora più 3, 22-19, altro time out per la formazione ospite. Per Deida, ancora il palleggio, l'attacco di Zucca, si difende molto bene Sorso, ancora il palleggio, attacca dalla seconda linea la numero 16 Alessandra Deida, che poi va anche in ricezione, Pau alza Zucca in appoggio, adesso Sanna, attacco centrale con il pallone che ricade in campo, punto numero 20 per Sorso, 22 per Sanluri, 20 per Sorso. Non riesce Sanna a mantenere il
Pallone in campo, ci ha provato anche con la piede, c'è il tocco, punto numero 23, dentro di nuovo Matilde Orru. De Candia, battuta lunga. ...21-23... attacca Pau dalla seconda linea, attacca però male questa volta, palla che non supera la rete, più uno ancora la formazione padrona di casa, 22-23... Agri, la ricezione di Melis, attacca ancora San Luri con Zucca, poi il muro, tocca la schiacciata di Ennas che ottiene però il punto numero 23. Perfetta parità, arriva anche il secondo time out per la formazione padrona di casa. Tutta per Agri, ricezione, l'attacco ancora della numero 12, Zucca è vincente. Due match point per San Luri. Batte Murgia, ricezione, attacco centrale, ancora Murgia, poi Melis per Zucca, poi il pallonetto, Pau alza la palla, ancora il palleggio per la numero 12 Zucca che attacca a lungo linea, palla rigiocata, ancora da sorso, poi non c'è il tocco, attacca Pau. Attacco sbagliato, palla che termina sull'affondo, 24 pari. Questa volta attacca da destra la numero 12 Zucca, regala un altro punto alla formazione ospite che adesso conduce 25-24 in questo primo set. Ancora il palleggio, poi Pau col sinistro, sana il tocco morbido, attacco dalla seconda linea per Deida, ancora un tocco morbido, ancora Deida dalle retrovie ma sbaglia l'attacco dalla seconda linea, si chiude così il primo set con la vittoria per 26-24 per la Volley Sorso. Secondo set di questa terza giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile di volley tra la Legno Strutture, VMC San Luri e il Volley Sorso. Primo set conclusosi con il risultato di 26-24 per la formazione ospite allenata da Mauro Melotti. Prima battuta per Manuta, adesso l'attacco di De Candia, intercettato dal muro, adesso il palleggio, attacco della numero 7 Mocci, ancora ricezione di Mocci, il palleggio questa volta corto,
c'è il fallo, l'errore però in fase di impostazione in palleggio da parte della numero 6 Ginevra Murgia, quintetto di Salluri che vede in campo Murgia con la maglia numero 6, con la 23 De Candia, con la numero 7 Sabrina Mocci, con la 8 Michela Melis, con la maglia numero 12 la schiacciatrice Virginia Zucca, con la numero 16 l'altra schiacciatrice Alessandra Deida. Risponde Sorso con la numero 8 Capitan Agri, con la numero 7 Spanu, con la numero 10 Manunta, con la numero 20 Ennas, con la numero 5 la palleggiatrice Alessia Sanna, con la numero 21 Candia in ricezione, palla che arriva praticamente sulla sedia dell'arbitro. Sorso in battuta con la numero 21 Mura. Adesso l'attacco della numero 12 Zucca, poi c'è il tocco ancora Zucca, questa volta mette giù il pallone per il punto numero 3 di Salluri, che è sotto 4-3 anche nel secondo set. Partita combattutissima, Murgia alla battuta, poi c'è l'attacco di Sorso, cerca il recupero Deida, tocca Deida, ma palla che termina comunque sul fondo. 5 per Sorso, 3 per Salluri. Adesso la ricezione, palla alzata, c'è la palla giocata dalla numero 12 Zucca. Pallone troppo largo, più 3 per Sorso. Ancora una ricezione non precisa, adesso palla alzata ancora per l'attacco lungo linea di Ennas. Sette per Sorso, 3 per Salluri. Adesso palla alzata con l'attacco della numero 7 Sabrina Mocci, che trova l'opposizione del muro.
si rientra in campo dopo il time out. Sono 8 i punti del Volley Sorso, 3 quelle della Legno Strutture VMC San Luri. Con la ricezione Michela Melis, poi c'è il palleggio con l'attacco di Mocci. Attacco proficuo. Più 4 ancora per la formazione ospite, che adesso attacca centralmente, ma c'è l'errore di Chessa. Non arriva con l'impatto. Non arriva bene all'impatto col pallone. Spanu, il palleggio di Sanna all'attacco della numero 20 Ennas. Ancora invece questa volta centrale, palla giocata, l'attacco vincente questa volta ed intelligente e morbido di Alessandra Deida per il punto numero 6 di San Luri. Sono 8 i punti della formazione ospite. Ancora Zucca, cade in campo questa volta in decisione tra Capitan Agri e soprattutto la numero 7 Alice Spanu. Il libero fa sfilare il pallone sperando che fosse lungo, invece ricade in campo. Si rifà sotto San Luri. Ancora l'attacco, palla che tocca la rete ma poi ricade nella propria metà campo. 9 per Sorso, 7 per San Luri. Secondo set in questa sfida volevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C di volley femminile. Melis, c'è l'attacco di Mocci, la ricezione di Spanu, poi attacca ancora Mattana. L'opposto della formazione allenata da Mauro Melotti. Tocco morbido tra le due linee, tra la prima e la seconda linea, che porta a casa il punto numero 10. Questa volta è larga la battuta di Ennas. Battuta di Ru, attacco centrale col muro a 1 di Alessia De Candia. Ancora il muro di San Luri che poi riattacca, cerca la conclusione stretta la numero 16 Deida, invece poi arriva l'attacco vincente. Di Sorso. Ricezione Deida, poi va anche a schiacciare il muro, intercetta la conclusione. Ancora il palleggio, De Candia ad una mano, poi c'è la giocata sotto rete da parte di Sorso che però non ottiene i risultati sperati. Poi col pugno prolunga la traiettoria del pallone la numero 7 Mocci, è entrata molto bene in partita.
Sanna, l'attacco di Mura, poi c'è invece quello di Sanluri con Deida, adesso Agri l'appoggia, palla dalla parte opposta, ancora Deida, cerca il tocco morbido, arriva Spanu, alza dalla parte opposta dove Agri può giocarla soltanto in Biker per non correre rischi, poi attacco dalla seconda linea col pallone che tocca la rete, ricade nella metà campo della formazione ospite, il tocco è di Virginia Zucca. 11 pari. Ancora il nastro prolunga la traiettoria del pallone, poi c'è l'attacco Murato, poi ancora questa volta l'attacco di Alessandra Deida che ci riprova con una schiacciata in diagonale strettissima proprio dietro la rete, c'è il sorpasso della linea struttura VMC Sanluri in questo secondo set. Riequilibrata subito la situazione con l'errore in battuta di Sabrina Mocci. De Candia tocca, non può diventare efficace il muro di Sanluri, rimanda alla mittente la schiacciata, adesso la schiacciata che arriva ancora con Alessandra Deida, ennesimo punto di una, di un'ottima prestazione da parte della numero 16. Chesso va anche alla battuta. Palla che ricade in campo. Un attimo di suspense per l'assegnazione di questo punto, ma quanti rischi per Deida alla battuta, questa volta forza un po' meno, attacco dalla seconda linea di Mattana, di Manuta, adesso la mette giù molto bene Virginia Zucca. Ora Deida, questa volta la palla è abbondantemente oltre la linea che delimita il campo, 13 per Sorso, 15 per Sanluri. De Candia gira nell'altra metà campo, c'è l'attacco della numero 21 Mura che supera il muro a 1 portato da De Candia. Due cambi per Sorso, fuori la numero 5 Sanna e la numero 10 Valentina Manunta, dentro di nuovo Maria Grazia Alluzzu, la numero 18 Chiara Spanu, ancora De Candia, adesso l'attacco di Zucca, poi De Candia tocca il pallonetto e poi lo rimette in gioco. Adesso Spanu, l'attacco dell'altra Spanu, out, primo attacco della partita per Chiara Spanu, termina sul fondo, 14 per Sorso, 16 per la formazione padrona di casa.
tutta in salto per De Candia, poi c'è l'attacco veloce, ancora De Candia, ma c'è l'invasione. Della numero 5, classe 2004, Matilde Orru, centrale della formazione allenata da Alessandro Cameda. Out, la fa sfilare la numero 12 Zucca, salta all'ultimo momento anche la numero 7 Mocci. ...17-15 per Salluri, secondo set, primo si è concluso con il risultato di 26-24. Adesso palla giocata ancora da Sorso, ma c'è c'è la chiamata, c'è la chiamata del secondo arbitro Michael Montis. ...15 per Sorso, 18 per Salluri. Ancora il capitano Monia Agri a colloquio. Discussioni per questo punto, si va alla battuta con Murgia. Ricezione di Agri, il palleggio di Luzzu, l'attacco della numero 20 Ennas. ...16-18 più 2. Adesso arriva il punto numero 17 per Sorso con la battuta di Spanu che tocca il nastro, ricade subito dietro la rete non dando alcuna possibilità alla formazione padrona di casa di ricevere. Adesso invece c'è l'errore in battuta doppio cambio, fuori di nuovo Luzzu e Spanu. Dentro la palleggiatrice Sanna è la numero 10 Manunta, opposto della formazione ospite. Al servizio Zucca, palla corta poi rimandata nell'altra metà campo, c'è l'attacco vincente da parte di Mocci. ...17-20 ancora palla giocata un po' in affanno da parte di Salluri, che adesso si mette dietro a difendere, non ci arriva il muro, non ci arriva neanche la numero 7 Mocci, che ha provato a prendere il pallone con il piede.
di Deida, Muratto, poi Agri, non c'è il tocco a muro, arriva il punto numero 21 per Sanluri, 18 sono i punti della formazione ospite. Adesso fuori la numero 5 Ru, dentro la numero 14 il capitano Martina Occhioni. De Candia non riesce a chiudere il punto anticipando il pallone a rete nella sua metà campo, fuori di nuovo Occhioni. Lascia il posto a Melis. Adesso ancora De Candia, sbaglia l'attacco. Come nel primo set si rifà sotto sorso. 21 per Sanluri, 20 per sorso. Non supera la rete, la battuta di Michel Chessa. 22esimo punto per Sanluri, 20 per Sorso, anche questo secondo set combattutissimo. Adesso ricezione, attacco in prima linea, De Candia questa volta ci mette due mani così come chiedeva il suo allenatore e porta a casa il punto numero 23. Arriva anche il time out. Battuta di Mocci, adesso c'è l'attacco per Sorso, altra opportunità per Sanluri che parte in fase offensiva con la numero 16 Deida, sembrava volesse caricare la schiacciata, invece poi appoggia quasi sulla linea che delimita la prima e la seconda linea, punto numero 24. Ancora battuta di Mocci, poi c'è l'attacco morbido, ma c'è l'errore da parte della numero 8 Michela Melis. Ventuno per Sorso, 24 per Sanluri, arriva l'errore ancora di Manunta, una delle giocatrici più esperte della formazione ospite, per l'1-1 in questa sfida. ...25-21... questo secondo set, siamo sull'1-1. Pallone del terzo set giocato dalla formazione padrona di casa della Legno Strutture VMC Sanluri, alla battuta Alessandra Dei dall'errore della schiacciatrice. La formazione allenata da Alessandro Cameda, adesso altro errore in battuta. L'errore della numero 21 Maria Nicole Mura. 1-1. 1-1 il parziale.
Candia a Green, ricezione, poi c'è l'attacco vincente di Irene Ennas per il punto numero 2 di questo terzo set. Salluri che adesso in campo schiera la numero 5 Orru, la numero 6 Murgia, la numero 8 Medis, la numero 7 Mucci, la numero 12 Zucca, la numero 16 Deida. Adesso attacco dalla seconda linea da parte di Mucci, c'è la risposta e poi pallone che passa con il tocco di Ginevra Murgia, due pari. Due pari il parziale, risponde Sorso con Luzzu, Agri, la numero 6 il centrale Lia Ara, la numero 10 Manunta, la numero 7 Spanu, la numero 20 Ennas. Ancora attacca, poi c'è l'attacco veloce da parte di Orru, prima l'attacco era della numero 12 Zucca. Ancora questa volta Mucci, tocca il muro, palla rimessa in gioco con il punto di Agri. Tocco profondo di Agri. È out. La battuta di René Ennas, 4 per Sorso, 3 per Salluri. Palla corta da parte della numero 12 Virginia Zucca, non riesce Alice Spanu a tirare sulla palla. Adesso Spanu in ricezione, Luzzu, l'attacco centrale, poi c'è il tocco ancora di Orru. Agri, la schiacciata, cerca l'intervento la numero 16 Deida. Palla toccata, ma non basta per mantenerla in gioco. Più uno per Sorso. Adesso ancora il pallonetto morbido. Palla che rimane là. C'è il tocco di Orru che viene chiamata al cambio. Fuori la numero 5 per Margot Melis con la maglia numero 9. Fischiata all'invasione alla numero 5 Orru. Adesso Luzzu, pallone alzato ancora per Manunta, muro della stessa Manunta. Adesso palla in seconda linea, c'è il palleggio, adesso tocco morbido di Luzzu, si attacca ancora con Deida, poi c'è lo spiraglio giusto e vincente per Manunta. Ottima la palla giocata da Luzzu. Ancora
attacco vincente ancora per Mucci. Dentro De Candia. È lunga la battuta di Margot Meris. Ricezione, attacco veloce con De Candia, che però non trova il tempo tra l'impatto con la palla e l'alzata della compagna di squadra. Messo Manunta, battuta, ricezione, l'attacco ancora di Deida. Passa il muro, ma viene giocata ancora da Sorso, ancora dalla seconda linea. C'è l'attacco di Zucca, poi attacco per Sorso, sbagliato. 9-6 il punteggio in questo momento a favore della formazione ospite. 1-1 il conto dei set, mentre errore di Mucci. Agri la battuta, poi c'è l'attacco di De Candia, murata dalla numero 21 Mura. Palla giocata sul lato sinistro, poi c'è l'errore di Agri. 11 per Sorso, 7 per Sanluri. Luzzu, l'attacco ancora di Mura. Ancora Luzzu, arriva sulla palla, la schiacciata di Ennas, attacco dalla seconda linea per Sanluri. Si gioca ancora. Pallone un po' lungo da spingere, invece lo spinge e come la numero 12 Virginia Zucca. 11 per Sorso, 8 per Sanluri. Ricezione di Agri, poi c'è l'attacco corto che può permettere a Sanluri di riattaccare, ma c'è ancora il muro da parte, scusate il gioco di parole, di Mura. Sanluri. 12 per chi batte, 8 per chi riceve, vale a dire Sanluri. Ancora il pallonetto morbido di Zucca, al muro di De Candia, può riattaccare ancora a Sorso. Adesso Zucca ancora trova lo spazio per portare a casa il nono punto di questa partita.
Sacco per Sorso. Adesso risponde subito Salluri con il punto numero 10, ancora più 2 per la formazione ospite. De Candia questa volta è corta la battuta, della numero 23. Pallone probabilmente lungo, mantenuto in campo, c'è l'attacco ancora per Sorso, tocco morbido, pallone che rimane là, tentativo da parte di Deida, palla che non si alza, il tanto che basta per continuare a giocarla. 14° punto per Sorso, difesa adesso di Agri, poi c'è l'attacco lungo questa volta di Ennas. Di Manunta, palla out, 14 per Sorso, 12 per Salluri. Adesso attacco veloce per Sorso, out, 14 per Sorso, 13 per Salluri. Murgia, poi c'è l'attacco con la ricezione da parte di Michela Melis. La giocata ancora da Salluri, adesso attacca Sorso, ancora a ricezione, pallone che rimane là, fase un po' confusa, ma c'è l'attacco vincente di Salluri che difende nonostante qualche difficoltà e poi attacca con il punto numero 14. Adesso tocca Luzzu,
15 pari. Poi indecisione tra Deida e Melis con il pallone che cade nella metà campo della San Luri. 16 per Sorso, 15 per San Luri. Attacca la formazione padrona di casa, c'è l'invasione, avete subito la sua colpa. Attacco di della numero 7 Mucci, che fa invasione, ancora Mucci che prova subito a riscattarsi forzando la schiacciata. Palla lunga, 18 per Sorso, 15 per San Luri. Arriva il time out chiesto dal tecnico, la formazione padrona di casa. Si rientra in campo, attacco della formazione padrona di casa. E adesso è ancora Mura a mettere giù il punto numero 19 per la formazione ospite. Lungo per San Luri, 20 a 15 a favore la formazione ospite in questo terzo set. Adesso Agri, c'è la ricezione, poi l'attacco di Mucci che viene ribattuto. Ancora Mucci, non forza neanche in questo caso. Agri con il pallone un po' all'indietro, lo rimanda comunque nella metà campo sanlurese. Adesso Manunta, c'è il muro di Deida che smorza la potenza della palla, ma fa cambiare alla stessa anche traiettoria per il punto numero 21 di Sorso contro i 15 Sanluri. Ricezione per Michela Melis, poi c'è l'attacco morbido di Deida. 21 per Sorso, 16 per San Luri. Luzzu, tocco per Mura. Ancora il muro di Sorso. Poi c'è la palla profonda giocata da Spanu. Sette per San Luri, 21 per Sorso. E arriva invece il punto numero 22. Per la formazione ospite, questo terzo set. Palleggio ancora, l'attacco vincente di Deida, lungo linea, 22 a 18.
sorso ancora con Mura. Agri alla battuta, ricezione per Salluri che poi attacca ancora con Deida. Ormai sembra aver trovato il varco giusto. 23-19. Una ricezione di Agri, l'attacco di Mura con il pallone. Chi ha toccato in terra ha cercato il salvataggio. Sabrina Mucci. Mura, la battuta, l'attacco ancora per Salluri, ricezione per la formazione ospite che poi attacca, salvataggio di Mucci, ancora l'attacco da parte di Virginia Zucca. Ancora Zucca, che la mette giù, 24-20 per Sorso, annullato il primo set point. Dentro Occhioni. Alla battuta, ricezione per Capitan Agri, c'è l'attacco ancora, Salluri può forzare la schiacciata, palla out sulla schiacciata di Sabrina Mucci, palla che esce non di molto per il 25-20 a favore della formazione ospite. Il quarto set conduce 2-1 Sorso contro Salluri. Cosa 1-0 in favore della formazione ospite. Adesso attacco di Mucci, Manunda, poi Luzzu. Palla giocata da Mura in profondità. Adesso il muro ancora di Mura. Questa volta De Candia dice no all'attacco. La formazione ospite 1-1. Spanu, poi Luzzu, l'attacco di Ennas, ancora palla giocata da Ennas,
con il tocco vincente. Errore in battuta da parte di Mura, ma arriva il fischio del secondo arbitro che fischia il cambio di posizione anticipato per il Salluri, quindi 3 per Sorso, 1 per Salluri. Adesso attacca con De Candia. Adesso palla spostata sul lato sinistro, c'è l'attacco non forzato. Adesso cambia ancora lato la numero 6 Murgia, l'attacco sbagliato di Mocci. Palla colpita con potenza ma non spinta verso il basso. Questo attacco ancora di Zucca, poi c'è l'attacco ancora per Sorso con il tocco del muro. 5 per Sorso, 1 per Salluri. Errore di Mura. Cinque per Sorso, 2 per Salluri. De Candia battuta che arriva in seconda linea all'intervento di Spanu. Palla che non passa sull'attacco di Ennas. Ancora De Candia sempre nella zona dove c'è il libero Spanu. Adesso De Candia, la palla rimane là, possibilità per Zucca di rigiocarla, poi questa volta il muro di Melis. Pallone che però rimane nella sua metà campo. Luzzu alla battuta. Ricezione per Michela Melis, poi c'è l'attacco ancora di Zucca che fa carambolare la palla sulle mani del muro, portato la formazione ospite. 6 per Sorso, 4 per Salluri. Quarto set di questa terza giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile di volley. Adesso è sbagliata la misura dell'alzatrice Margot Melis. Anzi, non è un'alzatrice ma è una centrale. Adesso c'è il tocco di Zucca che non riesce a spingere la schiacciata.
tocco morbido che va a segno per il punto numero 5, la formazione padrona di casa. Luzzu, Agri, Murata, ancora da Mucci. Ancora Agri in ricezione, attacco con la muro a due della numero 16 Deida, della numero 9 Margot Melis. 8 per Sorso, 7 per Sanluri. Ancora Virginia Zucca alla battuta, ricezione di Spanu, attacco veloce in prima linea per Sorso, mentre adesso l'attacco è di Mocci. Ci mette le mani Maria Grazia Luzzu, ma non riesce a dare forza. 8 pari. Colmato il gap, adesso si fende con un po' di affanno Sorso, c'è l'attacco ancora di Mocci, muro a due di Ara e Agri, con il pallone che termina ancora sul fondo e arriva il time out chiesto dal tecnico Mauro Melotti. Attacca Sorso, pallone morbido, l'attacco ancora di Deida, ricezione per Ennas, poi c'è l'attacco di Capitan Agri, ribattuto, c'è l'attacco questa volta con errore di Mocci. Rientra la numero 21 Maria Nicole Mura, terminare offensivo più pericoloso per Sorso. Adesso c'è il fallo di Luzzu. Adesso la schiacciata di Mura, c'è invece dalla parte opposta Alessandra Deida che mette giù l'attacco con il punto numero 11 per la formazione padrona di casa. Il muro di De Candia, poi c'è il tocco. Dodicesimo punto per Sanluri. Ancora Spano in ricezione, Luzzu veloce con Mura. Una vera forza della natura quando attacca. Manuta, la battuta, ricezione, attacco per Deida. Adesso Mocci, c'è il tocco. Ancora Agri, ricezione e salvataggio per Murgia, poi attacca Deida, la spinge con una mano
lungo linea c'è il tocco da parte delle giocatrici di Sorso. Tredici per San Luri, 10 per Sorso. Moci, problema ad un dito per la numero 20 Ennas, che in palleggio ha sicuramente insaccato il pollice della mano destra, continua a toccarselo e a tirarlo. Adesso Moci, poi c'è l'attacco proprio di Ennas, murato ancora Luzzu, alza per Manunta. Adesso non c'è il tocco. L'attacco di Deida non ha trovato il tocco del muro. Pallone terminato sul fondo. Palla giocata in diagonale con il tocco di Michela Melis. Palla che da qui sembrava destinata sul fondo. Ancora Melis. Adesso Deida. Ennas, l'attacco respinto dalla difesa di San Luri, che gestisce ancora questa fase difensiva. Poi c'è l'attacco di Moci lungo. Si è riportato in vantaggio Sorso. Vantaggio subito annullato con la schiacciata di Deida, punto numero 14 per San Luri, stesso punteggio per Sorso, quarto set. Adesso Moci, l'attacco di Zucca, poi attacco dalla seconda linea per Manunta, attacca ancora San Luri, c'è un'altra possibilità, recupero di Spanu, poi Ennas murata, poi c'è l'attacco con pallone che rimane in campo di Virginia Zucca. Ennas recupera Moci, poi attacco dalla parte opposta per la numero 12 Zucca. Adesso ancora il muro, ancora Zucca che può attaccare ma trova le mani del libero. Ancora un salvataggio di Deida, attacco veloce in prima linea, De Candia, pallone e punto infinito. Ancora un salvataggio, poi Moci l'appoggia, ancora veloce con palla girata. Adesso c'è il tocco con l'invasione di Ginevra Murgia. Ci pari.
ancora salvataggio di Mura. E poi la mette giù ancora Zucca. Più uno per Sanluri. Tocca Agri, palla che rimane là, Spanu la rimanda nell'altra metà campo, ancora Sanluri che attacca il muro, dice no a Zucca, poi c'è la veloce con Margot Melis. Mette giù il punto numero 17 per la formazione padrona di casa. De Candia la battuta. Pallone sporco giocato da Sorso, poi la schiacciata, palla che rientra nella metà campo. La formazione padrona di casa che attacca ancora con Mucci in diagonale. Adesso c'è il muro. Muro di Murgia. Con una palla che tocca l'asticella, appunto, in favore la formazione ospite. Luzu, la ricezione ancora di Michela Melis, non forza l'attacco Sanluri. Adesso il muro a due. Poi sbagliano Moce e Murgia, non si chiamano la palla, intervengono insieme su un pallone diventato innocuo. 17 pari. Recupero per Sorso, poi c'è il tocco di Margot Melis che mette giù il pallone. Numero 18 per Sanluri. Quarto set 18-17 a favore la formazione padrona di casa. Gli altri set disputati sino a questo momento hanno visto l'1-0 in favore della formazione ospite, con il parziale di 26-24, l'1-1, 25-21, il 2-1 ancora per Sorso con il parziale di 25-20. Adesso attacca ancora Mucci, questa volta la palla è in campo. Chiede anche il tocco Mucci, ma anche senza tocco sarebbe stato comunque punto a favore di Sanluri, 19-17. L'attacco adesso per Sanluri, palla toccata dalla muro, poi Luzu alza per Manunta, si attacca adesso dall'out di sinistra con Zucca, prova ancora l'alzata per Zucca, 20 per Sanluri, 17 per Sorso. E arriva anche il time out. Attacca Ennas,
in profondità, punto numero 18 per Sorso. Adesso la schiacciata è vincente ed è quella della numero 7 Sabrina Mocci. Palla giocata ancora per Deida, che gioca lungo linea, porta a casa il punto numero 22. Luzzu, il muro di Deida, poi attacca Mocci, ancora Deida, schiacciata in diagonale, poi Deida mantiene il pallone in campo. Adesso questa volta è lungo linea, viene chiamata out la schiacciata di Capitanagri. Agri 23 a 18. Tocco ancora di Manunta, recuperato da Sanluri, che poi attacca, ma questa volta male, con Deida. Addirittura la palla non arriva nell'altra metà campo. Ancora attacco di Deida, Murato, secondo attacco Murato, pallone che sarebbe andato fuori, lo salva lo stesso Michela Melis. Sanluri 20 per Sorso, mentre si prepara già Martino Occhioni. Adesso muro, ancora di Mura, Agri 23 a 21, non molla Sorso. Attacca Deida, ricezione Diara, poi palla appoggiata nell'altra metà campo, attacca ancora Sanluri, palla dalla parte opposta ancora per Deida e trova il punto numero 24, ma trova anche tre set point. Fuori Margot Melis, dentro Occhioni. Adesso ancora Mura, l'ultima ad alzare bandiera bianca in questo quarto set. Agri 24 a 22. Adesso l'attacco ancora per Deida, che non forza. Luzzu, poi c'è il muro
di De Candia, l'attacco per Agri, ancora De Candia. Melis, l'attacco di Deida profondo, può attaccare ancora Sorso, lo fa, palla giocata ancora da Murgia, poi Deida cerca di metterla giù, la ricezione di Spanu, poi attacco dalla seconda linea. Adesso è Zucca che deve appoggiare, permette a Sorso di attaccare ancora e arriva il punto numero 23. Arriva anche il time out. Ricezione per Melis, l'attacco ancora con Deida, riceve Sorso che poi riattacca il muro, fa terminare la palla sul fondo, 24 pari annullati. Annullati tutti i set point. Ancora Deida, non forza neanche questa volta, può attaccare ancora Sorso, lo fa ancora con il tocco del muro, si porta addirittura in vantaggio. Time out chiesto dal tecnico Alessandro Cameda. Match point per Sorso, annullato con l'attacco centrale da parte di De Candia, 25 pari. Attacca ancora Sorso, Mura, c'è il tocco. Tocco del muro, 26 a 25 per la formazione ospite. E c'è il tocco vincente di Ennas per il 3-1. È stato fischiato invece un tocco, quindi punto assegnato a San Luri, 26 pari. Stavano già esultando le ragazze allenate da Mauro Melotti, anche noi effettivamente avevamo dato il punto alla formazione ospite, invece 26 pari.
Stiamo cercando di capire e seguire cosa sta succedendo. Abbiamo visto sventolare il cartellino giallo e il rosso. Ai danni della dirigente accompagnatore Cinzia Corrias, che deve lasciare il rettangolo di gioco, ovviamente deve uscire dall'impianto. Ventisei pari, si può finalmente ripartire. Momenti di totale confusione. La battuta. C'è l'attacco di Ennas, ricezione. Palla che rimane là, contesa, Mura due volte, poi Luzzu. Alza ancora per Ennas. Palla giocata ancora dalla formazione padrona di casa con il pallone che rimane nella metà campo di Sorso. C'è il 27esimo punto per San Luri, 27-26. Lavoro extra per i due arbitri, partita tiratissima, siamo al quarto set, conduce 2-1 Sorso, 27-26, ancora Deida la battuta, Luzzu l'attacco veloce di Mura, c'è il recupero ancora di Deida, palla giocata da Murgia, c'è l'attacco adesso di Zucca, con il pallone messo giù, 28-26, e si andrà al quinto set di questa partita valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile tra la Legno Strutture VMC San Luri e il Volley Sorso. Quinto ed ultimo set di questa partita combattutissima ed infinita tra San Luri e Sorso, 2-2 il parziale. Adesso c'è l'errore di Manunta, 1-0 per la Legno Strutture VMC San Luri. La battuta dei Da, pallone lungo, ricezione difettosa per la formazione padrona di casa. Adesso attacca ancora Mura da centrale, grande difesa ancora la formazione padrona di casa. Agri, palla alzata in seconda linea per Deida, il muro
di Zucca. Ancora pallone recuperato e giocato da parte della formazione padrona di casa. C'è il pallonetto adesso, De Candia, pallone che rimane ancora in gioco. La veloce per Sorso, adesso pallone appoggiato. Adesso Luzzu per Mura, è sbagliata l'alzata. Adesso attacca Zucca, c'è il tocco di Agri che mantiene il pallone in campo. Manunca, ancora Zucca, e poi c'è la chiusura del colpo con il tocco a Muro. Due a uno per la formazione ospite. Adesso Mocci chiama la palla Zucca che poi la appoggia nell'altra metà campo. Ancora l'attacco per Mura. Ancora Sanluri, pallone che rimane là, secondo tentativo per Zucca. Poi c'è la risposta, addirittura con i piedi, Agri salva il pallone in scivolata. Poi c'è l'attacco, può riattaccare Sorso, palla deviata dal muro. Quattro Sorso, 1 per Sanluri. Ara alla servizio, ricezione per Melis, poi c'è l'attacco vincente. Secondo punto per Sanluri, 4 per la formazione ospite. Alla battuta De Candia. Schiacciata di Manunta, ribattuta, pallone che rimane ancora in gioco. Adesso il tocco con il fallo fischiato ai danni della numero 21, Maria Nicole Mura. 3 per chi batte, 4 per chi riceve. Quinto set di questa sfida volevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C femminile di volley. Ancora Decca, ancora Margot Melis che tocca di prima intenzione sulla ricezione lunga, 4 pari. Di De Candia,
ancora De Candia, poi Mura gira dalla parte opposta, adesso la palla per Zucca con precisione e potenza mette giù il punto numero 6, nulla può in ricezione la formazione ospite, 6 adesso per Sanluri, 4 per Sorso, arriva il time out chiesto dal tecnico Mauro Melotti. De Candia, solita preparazione, solito palleggio lunghissimo, battuta in assalto, palla giocata da Manunta, poi pallone che rimane là, Mura non riesce a schiacciare il palleggio, palla che poi arriva nella metà campo ospite, il tocco morbido di Agri, attacco dalla seconda linea, sbagliato per Deida. Ancora Zucca, ricezione splendida di Alice Spanu, palla giocata in profondità, ancora Zucca per l'attacco, questa volta è Nas, Agri, Zucca in Baiger, poi c'è l'attacco di Mocci con il tocco di Ennas. Sette per Sanluri, 5 per Sorso. Palla che tocca il nastro sulla battuta di Murgia. Adesso ancora palla per Zucca. C'è il fallo di Luzzu, chiamato il doppio, adesso si cambia campo, 8 a 5 per Sanluri, questo quinto set. A ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre due tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo, in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. Si cambia campo, si riparte con Ginevra Murgia. Ancora alla battuta. Spano in ricezione, poi Luzzu, pallone giocato verso Agri, adesso c'è l'attacco da sinistra per Zucca, punto numero 9 della formazione padrona di casa. Cambio fuori Ennas, dentro la numero 1 Onali. Adesso il palleggio, l'attacco di Mura. C'è il tocco di Luzzu.
che poi esulta giustamente. Il nuovo cambio dentro Ennas. Adesso c'è l'errore di Mocci, si rifà sotto subito la formazione ospite, 9-7 in favore della legnostrutture VMC Sanluri. Questo attacca ancora con Zucca, pallone non colpito in maniera pulita, o meglio pulitissima, ma efficace per il punto numero 10. Luzzu veloce per Mura, il tocco è fuori, 11-7. L'errore di Ennas in ricezione per il punto numero 12, la formazione padrona di casa. Time out chiesto dal tecnico Mauro Melotti. Alla battuta la numero 12, Virginia Zucca. Ottima! C'è l'attacco per Sorso, vincente con Ennas. Dentro di nuovo la numero 6, Liara. Ricezione per Sanluri che poi attacca ancora con Deida, pallone che rimane là, ancora Deida, questa volta cambia zona d'attacco. Adesso il muro di Mocci con il pallone fuori, 12 per Sanluri, 9 per Sorso. Non è giocato subito da Ara, poi c'è l'attacco di Ennas, si abbassa, Michela Melis valuta male la traiettoria e la profondità della schiacciata di Ennas con il pallone che ricade in campo. 12 per Sanluri, 10 per Sorso, il time out adesso è chiamato dal tecnico sanlurese. Doppio vantaggio per Sanluri, 12 contro 12 punti contro i 10 di Sorso. Adesso Sanluri attacca Murato, Murata la schiacciata di Deida, si attacca dalla parte opposta, si cambia lato, questa volta il miracolo in casa Sorso. Adesso veloce centrale con il tocco chiesto dal tecnico. Il tocco chiesto dal tecnico Alessandro Cammeda. Mm.
12-11. Giallo per il tecnico. Giallo anche per Ennas. Personalmente non avevo mai visto tanti gialli, tanti cartellini sventolare in una partita di volley. Ancora Capitani a colloquio. Ancora Mura in battuta, 11 per chi batte, 12 per chi riceve, sempre più accesa questa partita. Adesso l'attacco di Deida che mette giù il punto numero 13. Dentro Occhioni ancora per andare alla battuta. Agri Luzzu, il palleggio per Ennas, palla toccata dal muro, può attaccare adesso Salluri, lo fa in maniera vincente con Deida per il punto numero 14. Sono tre il match point per la formazione padrona di casa. Ancora Occhioni, riceve Agri Luzzu, la palla alzata per Ennas che la mette giù, anzi no, la mette giù ma fuori, e quindi vince Salluri 3-2, 15-11, il terzo ed ultimo set. Gli applausi delle giocatrici e del pochissimo, per la verità, pubblico qui in tribuna, ampiamente distanziato rispetto delle norme Covid, si fanno sentire. Vince la Legno Strutture VMC Salluri contro la Volley Sorso per 3-7-2 al termine. Una partita combattuta, spettacolare e divertente anche per noi che l'abbiamo seguita, l'abbiamo raccontata in presa diretta sempre su Directa Sport. A me non rimane altro che ringraziare tutti coloro che sono rimasti sintonizzati con noi, ringraziare Gianluca Rubio per le immagini e la parte tecnica, un saluto da Alessandro Carta. In settimana troverete, a parte la partita ovviamente completa, anche le interviste del post partita.